Ciao, Gossip News! Io amo tutte le stagioni, devo dire, però la primavera, adesso che comincia a arrivare, ti dà un'energia nuova, è bello. Ma tu abiti a Roma? Sì. Hai subito anche tu questo inverno piovoso e terribile? Io adoro la pioggia, per cui credo di essere l'unica che ancora non si è stancata della pioggia. Giravo anche un film mentre c'era quella pioggia, ha portato tanti problemi, purtroppo alcuni anche seri su Roma, però per me c'è un fascino lo stesso. Diciamo, hai un carattere intimista? Sì, sì, per certi lati sì. Poi, però anche insomma, se piace primavera e estate vuol dire che c'è anche un lato solare, no? Meno male. Senti, che tipo di film stavi girando quest'inverno? Era una puntata unica, sono per la serie di Rai 2 Crimini, quindi da ogni libro di giallisti italiani viene fatto un film, e questo era dal libro di Sandro Dazieri, Bestie, che parla di ecomafia, di insomma, gli animali, lo sfruttamento, tutte queste cose, ha una sua valenza sociale, diciamo. C'era una volta nel lontano 97 una mamma e una sorella che mi scrissero a Miss Italia. Da lì ho cominciato a trasferirmi a Roma, a lavorare come accompagnatrice turistica, a fare delle pubblicità, per cui c'è stata una pubblicità per un telefonino, non si dice il nome, che è andata molto bene. Da quello ho cominciato a capire la regia di Daniele Lucchetti, che forse la recitazione era un qualcosa che poteva piacermi. E allora piano piano, piccoli passi alla volta, si fanno un po' di fiction, di cose, arriva il protagonista di puntata, poi protagonista di fiction, e è cominciata così. Hai provato all'estero qualche tipo di progetto? No, devo dire no, però mi piacerebbe molto fare qualche coproduzione, proprio per il gusto di provare a recitare in inglese o in francese, per vedere un po' com'è il mondo all'estero, sì, qualche esperienza mi divertirebbe farla. Quest'estate a cosa ti dedicherai in attesa di, insomma, futuri progetti lavorativi? Ma sto aspettando delle risposte che dovrebbero coinvolgere primavera, estate, autunno, inverno, quindi non penso alle vacanze, ma penso a riposarmi adesso 2 mesi e poi credo si comincerà a lavorare. Si lavora soprattutto d'estate? Ma sai, non per forza, cioè sicuramente molti film, molte cose vengono fatte in estate, però sinceramente ci sono anche altre cose poi che prendono l'inverno, che è la cosa peggiore, perché le alzatacce con quel freddo e magari devi girare scene ambientate in estate, non è facile, però va bene, c'è di peggio nella vita.